I wanna renaissance to shine a light. Con Città dei Bimbi il comune parla con le famiglie e con i bambini. Beh, e loro parlano con noi, no? L'idea è una città aperta. Più la città è aperta a ogni influsso, ogni idea, ogni creatività, più la città è ricca. Per cui abbiamo pensato quest'anno di realizzare un Natale così, come lo vedete, pieno di cose distribuite sul territorio, pensato per i bambini a loro misura, perché l'unico futuro possibile è quello di una città che si ripensa ad altezza di bambino, diciamo, quindi abbassiamoci, abbassiamoci. Ecco, così è l'unico modo per salvarci. E niente, stiamo cercando di interpretare al meglio il nostro mandato e credo che, insomma, possiamo dirci soddisfatti per questo inizio di stagione natalizia. Lei è un assessore alla cultura, ma si può pensare anche una cultura dei bambini per la città di Bari? E in che modo? Ma non vorrei insistere, però la metafora è proprio quella che ho usato prima. Noi dobbiamo provare a guardare tutto alla loro altezza. Se ci mettiamo nei loro panni, se iniziamo tutti a metterci nei panni di chi è minoranza, cioè di chi guarda il mondo dal suo punto di vista minoritario, forse il mondo lo salviamo. Per cui una città più verde, una città con meno traffico, una città con più servizi, una città con meno aggressività, meno distanza tra le persone, è una città a misura di bambino. Questo ci chiedono i bambini, di guardare il mondo capovolto, come quel tavolo lì nella città dei bimbi. No? Il punto è che questa è una città temporanea, dobbiamo trasformarla in permanente, e lì servono tante idee, e tanti soldi e tanta buona volontà amministrativa. Direi che 2 su 3 delle cose che ho citato non ci mancano, per cui abbiamo insomma tanto da fare. È venuto questa mattina anche a leggere una favola. Che cosa ha scelto e che cosa vuole dire ai bambini? Avrei scelto Festa di Natale di Collodi, perché è uno dei grandi maestri della narrazione per bambini, anche egli un bambino infinito, diciamo. E cosa vorrei dire ai bambini? Vorrei dire lo so che è sciocco, però io mi sento ancora come loro, cioè cerco di stupirmi sempre delle cose, ovunque io vada guardo con occhi di incanto quello che vedo, per cui vorrei dire ai bambini di rimanere sempre così se possono, cioè di rimanere inquieti, mordaci rispetto alla vita, desiderosi di conoscere, perché soltanto così creeranno un mondo migliore. Chi cessa di conoscere, chi pensa di aver già visto e conosciuto tutto, è un uomo finito.